Sindaco, lei ha appena detto che la reputazione internazionale di Milano è molto alta, però nei giorni scorsi Moody's ha tagliato il rating anche della regione e anche di Milano. Secondo lei a che cosa è dovuto? Ma credo che sia dovuto fondamentalmente alla situazione italiana, per cui noi siamo parte dell'Italia, quindi noi certamente non lo rinneghiamo. Però i rating ragionano più sulla tenuta dei conti generali, per cui attribuisco a quello. Detto ciò, mi pare che sia provato in questo momento che però gli investimenti stranieri stanno arrivando a Milano, cioè è tecnicamente certo che il 30% degli investimenti stranieri in tutta Italia arrivano a Milano. Quindi non è preoccupato di un eventuale declassamento? No, da questo punto di vista non sono preoccupato. Senta, invece a distanza di una settimana da Leopolda lei interverrà al forum del PD. Secondo lei il rilancio del PD parte proprio dalle forze civiche? Come è stato anche detto Il rilancio del PD a mio avviso parte dai contenuti. Io ne sono straconvinto perché ci sono tanti temi su cui il PD può prendere posizione. Capisco che è necessario fare questo passaggio di congresso e di primarie perché è ovvio che un segretario serva. Sono tra quelli che dall'esterno del PD pensano che il PD debba in questa fase sopravvivere certamente e cercare di trovare la migliore presenza possibile alle europee. Il futuro chi lo sa, però ecco, in questo momento non penso, come ad esempio pensa mio amico Calenda, che si debba andare rapidamente oltre, quindi cerchiamo di affrontare le europee prima.